Adesso il problema è come dirglielo. Il professor Gastaldi è un chirurgo di fama che dirige un'equipe di fedelissimi. Il suo assistente, Corrado Pezzella, la strumentista Lucia Santilli e l'anestesista Amedeola Salandra. Quando si scopre che uno di loro è a sua insaputa affetto da una malattia terminale, gli altri tre decidono di organizzare un viaggio on the road in Salento. Stavolta Verdone si fa assistere alla sceneggiatura non solo da Pasquale Plastino, ma anche da Giovanni Veronesi, il cui contributo narrativo è molto evidente. Il tentativo è quello di rifarsi alla commedia all'italiana, Amici miei in primis, ma anche a Risi, Germi e Pietrangeli. Il lavoro di squadra degli attori fa davvero molto per il film, ma la trama è datata, con un colpo di scena prevedibile e dei siparietti che sono sì divertenti, ma che appartengono più alla comicità de Vanzina che a quella della commedia all'italiana.